sembrava impossibile potesse capitarmi, e invece mi è successo veramente, 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 veramente. Facevo finta di fregarmene di te per rendermi più interessante, ma adesso sono solo veramente, veramente, veramente. Il cielo grida il tuo nome, la primavera mi risveglierà come un fiore, come un fiore. Imparare a mentire un po' più spesso, se mi volessi bene veramente, perché le maschere che porti a volte sono più sincere, riflettono l'essenza, adesso stai fingendo. Veramente, 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 veramente. Primavera mi risveglierà come un fiore. Fammi vivere una nuova illusione, fammi vivere una nuova stagione, fammi vivere una nuova illusione, fammi vivere veramente, veramente. Possibile potesse capitarmi, invece mi è successo veramente. Facevo finta di fregarmene di te per rendermi più interessante, ma adesso sono solo veramente, fammi vivere una nuova illusione, fammi vivere una nuova stagione, fammi vivere una nuova illusione, fammi vivere come un fiore. Il cielo grida il tuo nome, la primavera mi risveglierà come un fiore. RMO presenta 3 minuti con commenti su notizie, fatti e avvenimenti. Ben ritrovati con un nuovo appuntamento di 3 minuti con un saluto da Elisa Fontana. Oggi incontriamo un cantautore che avvia la sua carriera già nel 1982. Nel 2003 vince un disco per l'estate con il brano Veramente. Nel 2004, nel 2006 e nel 2008 partecipa al Festival di Sanremo. Compone brani per Antonella Ruggiero, Raff, Siria e Mietta, ma non solo. Nel 2009 pubblica il nuovo album Recidivo, che include collaborazioni con altri artisti. Nel 2012 l'ultimo romantico, mentre oggi è con noi per raccontarci il tramonto occidentale. Diamo il benvenuto a Mario Venuti su Radio Montorfano. Ciao Mario, grazie di essere con noi. Ciao, grazie a voi. Il tuo ultimo album, uscito a giugno 2015, l'hai definito un viaggio dal tramonto delle nostre vecchie illusioni all'alba di una nuova consapevolezza. Hai creato nuovi stimoli per riprenderti in questo periodo di crisi. Da dove è venuta questa ispirazione? Ma diciamo che a un certo punto si sente l'esigenza di raccontare il proprio tempo, di farlo con onestà. Ho avuto la complicità di Francesco Bianconi, leader dei Baustelle, e di Cabalà, che è un noto autore per tantissime, lo trovate come firme per tantissime canzoni della musica italiana. È stato un lavoro, diciamo, scritto a sei mani,
in cui ci siamo posti questo obiettivo di tracciare, di dare un po', di fare un po' il punto della situazione, no, di quello, del periodo che stiamo vivendo. Per cui è un disco molto che guarda molto a quello che siamo, alla nostra società e cosa potremmo diventare in futuro. Giusto per capire di che cosa stai parlando, noi adesso ascoltiamo, ci fermiamo quindi per questo stacco musicale, Ventre dalla città, e noi rientriamo in studio tra poco. Venuti male, la tangenziale, la ferrovia, le notti insonni girando in auto per la sacra periferia, storie di Corviale, di Quarto Giaro, di Scampia, di Librino e Zen, sono conficcate come pugnali nel ventre della città. Sei già sposato con una bambina, con la cocaina vivi a casa sua. Ti giuro amore, non la tocco più, la polverina che dicevi tu, a volume alto dalle autoradio, nel ventre della città. Ci incontreremo nel sere d'estate, sul mare d'asfalto di queste borgate, non sarà male fermarsi a guardare le nostre ferite, le stelle inventate. C'è chi dorme male, sogna di scappare dai discreti letti della borghesia. C'è chi non la legge solo dentro i libri, ma cerca altrove la poesia. Meglio l'animale che ti mostra il cuore nella comunione di una botta via. Tu la puoi trovare dove Cristo muore, nel ventre della città. Tre minuti con commenti su notizie, fatti e avvenimenti. Torniamo in studio a Tre minuti con, sempre in compagnia di Mario Venuti. Mario, non solo scrivi per te, ma anche per altri colleghi. Quale brano hai composto per loro e che ti ha dato più emozioni? Beh, probabilmente Echi l'infinito, che è una canzone che è stata per un po' di tempo il cassetto proprio perché aspettava la voce giusta, e poi magicamente lei ha ascoltato questo pezzo, se ne è innamorato e l'ha portato al festival. Insomma, è una soddisfazione per un autore avere un interprete così speciale come Antonella. Assolutamente sì. Ascolta, torniamo un attimo al tuo album Il tramonto occidentale. Sei impegnato, sappiamo, in un bellissimo tour che tocca tutta l'Italia. Ti chiedo se vuoi darci qualche anticipazione, ma soprattutto se vuoi svelarci qualche data o se sarai nei pressi di Brescia. Nello specifico adesso il tour che sto portando in giro è una cosa molto particolare, un progetto particolare in cui mi concedo anche un po' la libertà di interpretare delle, oltre che delle canzoni del mio repertorio, anche dei classici internazionali ed italiani con questo magnifico trio di musicisti talentuosi.
Sì, nel frattempo sto scrivendo le canzoni per il nuovo disco e mi sto occupando, insomma, nel corso dell'estate, assieme a dei concerti, mi occuperò anche della produzione e della registrazione del nuovo disco, che spero veda la luce, insomma, entro il 2016. Speriamo anche noi, che siamo curiosissimi di sentire di nuovo i tuoi lavori e il tuo contributo. Mario, io ti ringrazio tantissimo davvero per essere stato con noi e ti faccio ovviamente un grandissimo in bocca al lupo per il tour e per i progetti che hai in cantiere. Grazie. Grazie a voi. Grazie agli ascoltatori. Saluto agli ascoltatori. Grazie mille, grazie Mario e grazie a tutti. Alla prossima intervista. Classica persona che ama solo quando soffre o quando sente più vicino l'abbandono. E sento qualcosa che ci unisce, un destino fatale, ineluttabile, legame tra la vittima e il carnefice. Ma allora cosa chiedi di meglio? Se a te piace farmi male, legami le mani, legami con doppi nodi all'anima, porta la mia vita a correre da qualche parte, stancala. Solo mi farai felice se sarai crudele con me, e se sono prigioniero io mi sento libero. Legami le mani, legami con doppi nodi all'anima, porta la mia vita a correre da qualche parte, stancala. Solo mi farai felice se sarai crudele. Sono prigioniero, non mi sento libero. Questo gioco delle parti prevede la tua fuga e il mio aspettarti. Ci porta dentro una spirale interminabile. Ma allora cosa chiedi di meglio? Se a te piace farmi male, legami le mani, legami con doppi nodi all'anima, porta la mia vita a correre da qualche parte, stancala. Solo mi farai felice se sarai crudele con me, e se sono prigioniero non mi sento libero. Legami le mani, legami con doppi nodi all'anima, porta la mia vita a correre da qualche parte, stancala. Solo mi farai felice se sarai crudele.